passa? Che succede qua? Beh, Eros, quello che vedi alle nostre spalle è la sorpresa che portiamo in questo video. Vediamola. Venite con noi. Ragazzi, questo sarà il nuovo Game Over Ticino. Locale inedito. Giochi, Funko, carte, tutto, tornei, qualsiasi cosa. Troverete sempre me, ogni tanto Eros e tante altre persone speciali. Raga, lo so, in questo momento è un po' vuoto, cartoni. Ma il 5 ottobre sarà pieno di roba. Non potete perdervi l'inaugurazione del nostro negozio. Ci sarà Eros, ci sarò io, ci sarà anche l'altro Vapm, Alex. E magari qualche ospite speciale. Potete venire qua, spacchettare, giocare. Potete provare Easy Ball Game. Chiaro. Che è il gioco dell'Eros, che vi lasciamo anche qua il link qua sotto su Steam se volete acquistarlo. E magari fare il record. Provate. C'è il record, ragazzi. In questo momento è un americano. Sì, ma potremmo riportarlo. Anzi, in Svizzera. Portiamo il record di Svizzera. Portiamo il record a casa, dove il gioco è stato creato, per lo più. Ragazzotti, lui è Levan, il mio socio. Ragazzi, l'avete visto in qualche TikTok. La storia della nostra conoscenza è strana. Ve la racconteremo più avanti. Oggi, vabbè, si pulisce, si puliamo. Prepara. Quello che vedete dietro di noi è la zona dove faremo i tornei: Yu-Gi-Oh!, Lorcana, One Piece, tutti i giochi di carte collezionabili, i giochi da tavola. E là abbiamo Funko Pop, Action Figure. Vedere un pochettino come stiamo preparando. Facciamo, dai, non troppo. Allora, è chiaro ragazzi, il negozio ora è vuoto, lo stiamo allestendo, abbiamo preso le chiavi da poco, ma per il 5 ottobre sarà pronto, speriamo. Speriamo se che non sarà pronto, quasi pronto. Quasi pronto, voi potete venire. Da bere in offerta ci sarà per la festicciola. Anzi, abbiamo qua il nostro fornitore che sponsorizziamo, non ci paga per dirlo, lo facciamo venire qua. Lui se fa il bravo, oltre che comprare carte di Gengar, Lucas Food, se avete bisogno di cibo, non mi ha pagato. Lo dico così mi porto avanti per la volta che avrò bisogno. E lui è un cliente affezionato e vediamo, aspetta, facciamo così. Thomas, cosa pensi di Game Over Ticino? Che non vedo l'ora che apra, perché sono dei bravissimi ragazzi e hanno tante belle idee in mente. Adesso dopo ti regalo un box. Mi raccomando. Vai via prima che se ne accorga. Vai. Ragazzi, adesso vi porto a vedere una chicca. Simuliremo una scena con Ivan, perché i box non li vendiamo alla cassa, non te li diamo così. Noi non siamo persone banali. Venite con me. Le cose scontate non ci piacciono, quindi quando verrete qua a comprare i vostri box, i vostri case, le vostre carte, perché farlo in cassa quando puoi farlo al bancone? Avanti, un Rouge, case. Il suo case di One Piece, prego. Andiamo a spacchettare. Perché le cose scontate a noi non ci piacciono. Però le offerte sì. Vi aspettiamo sempre qua e sul nostro sito. Mi raccomando. Iniziamo con una piccola delle tante chicche di questo negozio. La vedete questa chiave? Questa è la chiave per i cattivi ragazzi. Quelli che fanno i cattivi, noi facciamo così. È lì da molto tempo e non si esce. Quindi se volete venire qua a fare i birichini, quella è la fine che fate. Ma questa è solo una delle tantissime chicche che avremo qua per voi. Ma ora la domanda è: Assa, perché ti sei aperto un negozio di carte? La risposta è non lo so. L'anno scorso, a ottobre, ho conosciuto Levan, quel signore che avete visto prima, il mio amico. Ho riscoperto le carte, le ho comprate per sbaglio. Ho trovato di nuovo la passione che avevo quando ero ragazzino, tenendole meglio, ovviamente, senza elastici, senza zaini, senza scambi, a scuola, buttate lì, senza un motivo. Ma ho trovato una passione che voglio coltivare, che sto coltivando, coi Pokémon principalmente. E trovando una persona con la quale collaborare come si deve, qua in Svizzera, abbiamo deciso di intraprendere questa attività insieme e di farla al meglio, perché come sapete io faccio sempre le cose fatte al meglio, non si lascia nulla al caso. Quindi detto questo, tutti i miei social qua sotto in descrizione, facciamo spacchettamenti, cose, tutti gli eventi che faremo, ci troverete in giro, ci troverete sempre qua in negozio. E ragazzi, vi aspetto per spacchettare insieme e fare quello che più vi piace: tornei, spacchettamenti, magari spacchiamo qualcosa ogni tanto, ma non diciamolo in giro. Spero che il video vi sia piaciuto. Il video del negozio finito uscirà dopo il 5 ottobre, quando avremo fatto l'inaugurazione, e metteremo i video della giornata, di tutto quello che succederà qua su YouTube e sugli altri social. Mi raccomando, iscriviti, lascia un commento e mi raccomando un bel mi piace per supportare me, Levan, il negozio, tutto quanto. E noi ci vediamo al prossimo spacchettamento.